Prova a indovinare. Ti hanno sempre detto che con l'arte non si guadagna, che gli artisti vivono poveri sotto i ponti e che la tua passione per l'arte sarà sempre qualcosa da relegare al weekend e al tempo libero, mentre il resto della settimana dovrai fare un lavoro come tutti gli altri. Ma posso dirti la mia? Ti hanno sempre mentito. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Valeria Andreis, in arte Vale su tela, e sono una pittrice, un'insegnante e una content creator qui su YouTube. Oggi torniamo a parlare di arte e lavoro, un argomento che ho già iniziato a trattare in un altro video in cui vi spiego qual è il profilo fiscale migliore per un artista in base alle proprie attività, quindi se scegliere tra professionista o commerciante imprenditore. Ve lo lascio linkato qui in alto a destra. Anche il video di oggi è pensato in collaborazione con il mio consulente fiscale e commercialista di Partita IVA 24, che è la società di cui sono cliente ormai da 2 anni e con cui mi sono sempre trovata benissimo per capire come gestire la mia attività così particolare e così nuova per la legislazione italiana. Abbiamo infatti pensato insieme di creare una serie di contenuti divulgativi per il mio pubblico in modo da capire come gestire al meglio arte e lavoro e come affrontare l'inizio di una professione in proprio attraverso il proprio lavoro artistico. Nel video di oggi infatti vi spiegherò come potete pensare di iniziare la vostra attività in proprio attraverso la vostra arte e anche 10 modi per guadagnare attraverso il vostro lavoro artistico. Se volete approfondire, qui sotto in descrizione trovate un link per una chiamata di consulenza gratuita e senza impegno con un consulente di Partita IVA 24 che saprà spiegarvi qual è il profilo fiscale più adatto a voi e come potrete gestire le vostre attività attuali o future in proprio. Prima di procedere al video di oggi però vi invito a lasciarmi un bel like per farmi sapere se questi argomenti vi interessano e vi invito anche ad iscrivervi al mio canale per non perdere ogni settimana video gratuiti su disegno e pittura. Prima di procedere con i 10 modi per guadagnare con la vostra arte, devo darvi però ben 4 prerequisiti fondamentali da avere prima di iniziare a progettare il vostro lavoro artistico. Perché lo sapete, a me le cose piace farle bene fin da subito. Quindi, prima di poter guadagnare, bisogna innanzitutto aver raggiunto un buon livello tecnico ed espressivo. Questo significa che prima di iniziare a pensare di rendere la vostra arte un vero e proprio lavoro, dovete passare del tempo da soli nella vostra stanza, nel vostro studio, a lavorare intensamente sulla vostra personalità artistica e le vostre capacità tecniche. Questo vi conferirà la affidabilità e la credibilità necessarie per diventare poi dei veri e propri professionisti di cui le persone si fidano e con cui vogliono lavorare ed eventualmente acquistare i vostri lavori. È importante partire con un'identità forte e precisa, in modo da essere resistenti alle prime critiche e alle prime avversità, e inoltre sembrare una personalità unica, interessante e non uno tra i tanti. La seconda cosa da fare prima di partire è inoltre aver raccolto un pubblico affezionato che vi conosca e vi segua e stimi il vostro lavoro. Infatti, per vivere d'arte, avere un pubblico non è qualcosa di opzionale. Questo vale anche per chi lavora fuori dai social. Infatti, gli artisti che lavorano con le gallerie o gli illustratori che lavorano nell'editoria hanno tante persone che li seguono e che hanno in mente il loro lavoro, quindi non pensate che il pubblico si costruisca soltanto grazie ai social. I social sono sicuramente il modo più semplice per costruirsi un pubblico, ma anche qui, prima di costruirsi un pubblico, è importante aver lavorato a fondo sul primo punto. Di questa relazione però tra arte, processo artistico e social ne parleremo più avanti in un altro video. Il terzo punto fondamentale prima di iniziare è avere una buona, anzi ottima, organizzazione. Perché il lavoro in proprio è pieno di alti e bassi. Ci sono mesi in cui si può guadagnare 10 euro e mesi in cui se ne guadagnano 5.000, e la buona organizzazione vi permette di fare una media dei vostri guadagni e di non andare a spendere tutto quel mese che vi va bene, perché il mese dopo potreste non guadagnare abbastanza neanche per pagarvi l'affitto. Inoltre è importante avere un'ottima organizzazione, perché quando si hanno diversi canali d'entrata bisogna gestire diversi tipi di fatturazione, diversi tipi di gestione del cliente, diversi tipi di manutenzione di tutti questi canali d'entrata, e quindi avere una buona organizzazione a livello di tempo, di spazio e mentale è decisamente un prerequisito fondamentale. Infine, il quarto punto da avere ben chiaro prima di partire con la propria strada professionale è farsi un'idea del profilo fiscale in cui rientrare e anche delle tasse che si andranno a pagare.
Ovviamente il vostro caso specifico va valutato con l'aiuto di un commercialista, quindi anche qui vi rimando alla consulenza gratuita con i ragazzi di Partita IVA 24. Una cosa che adoro del servizio di Partita IVA 24 è che sulla dashboard, quindi sul portale riservato ad ogni cliente, si ha un calcolatore di tasse professionista attraverso il quale possiamo farci un'idea di quelle che saranno le tasse da pagare l'anno successivo. Se vi interessa sapere come gestisco le mie entrate e le scadenze a livello fiscale, è un video un po' più tecnico, quindi non so se può interessare a tutti, fatemelo sapere nel caso qui sotto nei commenti. Quindi vedete che tutti i quattro prerequisiti che vi ho menzionato ora sono collegati tra di loro e creano una solida base per far sì che la vostra attività possa partire e continuare senza arrestarsi alle prime difficoltà. Vediamo ora quali sono questi 10 modi per guadagnare con la vostra arte. Innanzitutto dobbiamo fare un'importante distinzione tra guadagno attivo e guadagno passivo. Il guadagno attivo è quello che deriva dal nostro impiego diretto di energia e forza intellettuale, quindi il guadagno dipende dalle mie azioni, dalla mia attività. Il guadagno passivo invece è un tipo di guadagno che prevede un investimento di forza all'inizio e che poi continua a generare da solo. Questo è molto importante per i liberi professionisti, specialmente per chi vive d'arte, perché in quei mesi in cui il guadagno attivo ritarda ad arrivare oppure non è garantito, il guadagno passivo comporta una base costante e solida che si genera da sola ogni mese. Nel video di oggi vi darò 5 idee di guadagno attivo e 5 idee di guadagno passivo. Poi sceglierete voi quali sono quelle più adatte alla vostra attività. Iniziamo con il guadagno attivo. Il primo e più ovvio metodo per guadagnare come artisti è vendere le proprie opere. Gli artisti infatti passano gran parte del loro tempo a creare opere d'arte e poi quando vengono vendute generano un guadagno che deriva dall'impiego di tempo, risorse ed energie. Se vi interessa approfondire come vendere le proprie opere d'arte, scrivetemelo qui sotto nei commenti perché anche questo penso sia un argomento molto interessante su cui creare un nuovo video. Il secondo metodo per guadagnare attivamente dalla vostra arte è la realizzazione di opere su commissione. Con quanta gioia ricordo tutti i ritratti di famiglia che ho realizzato all'inizio del mio percorso. Ci siamo passati tutti. Le opere su commissione sono sostanzialmente dei disegni o dipinti che realizziamo sulla base di una richiesta di un cliente e specialmente all'inizio si tratta della realizzazione di opere con cui l'artista non ha un grande trasporto emotivo, come appunto vi dicevo ritratti di famiglia, ritratti di animali oppure copie d'autore. Io non realizzo molto spesso commissioni, anche questo è un argomento che però mi piacerebbe approfondire perché preferisco dedicare il mio tempo a dipingere qualcosa che mi piace e che interessa a me. Però ogni tanto, quando sono particolarmente interessanti, decido di farle, come ad esempio quando ho dipinto la copia del Tondodoni di Michelangelo, qui vi lascio il link qui in alto a destra, che è stato uno dei miei più grandi orgogli a livello artistico e professionale. Il terzo modo per guadagnare attivamente dalla vostra arte è tenere corsi o lezioni dal vero. Anche qui ne so bene in materia perché all'inizio del mio percorso, della mia carriera artistica, tenevo lezioni di pittura a domicilio e quindi giravo per tutta la mia provincia ogni giorno della settimana, spendendo la metà di ciò che guadagnavo in benzina probabilmente, e andavo a tenere lezioni a domicilio per i miei allievi. È stata una grande gavetta per me, sono davvero riuscita ad entrare in empatia con le necessità e le difficoltà dei principianti e ho saputo costruire un metodo didattico che alla fine ha dato i suoi frutti perché le recensioni dei miei corsi di disegno sono sempre veramente molto entusiaste e questa capacità nell'insegnamento sicuramente si fonda sull'esperienza che ho maturato insegnando a tu per tu. Tenere lezioni dal vero richiede però il fatto che voi abbiate un pubblico che vi conosce e delle ottime capacità tecniche perché non vorreste mai essere uno di quegli insegnanti che fa vedere senza spiegare nulla, non sa rispondere alle domande e non sa far capire come riuscire ad eseguire un'opera con una certa tecnica come viene richiesto dall'allievo. Se andate ad insegnare, perlomeno fatelo bene, che di insegnanti cattivi ce ne sono già fin troppi. Il quarto modo per guadagnare dalla vostra arte è tenere dei corsi dal vivo ma online, quindi dalla comodità di casa vostra. Anche qui vi servirà un pubblico che vi conosce, una ottima conoscenza tecnica, ma anche dell'attrezzatura digitale per trasmettere in streaming le vostre lezioni.
lezioni. Il quarto modo per guadagnare attivamente dalla vostra arte è infine la conduzione di campagne marketing. Quindi, ad esempio, lo vedete fare tanto a me sul mio canale YouTube e su Instagram. Attraverso la collaborazione con brand di fiducia, io, come tanti altri artisti, vi proponiamo servizi o prodotti che conosciamo, che usiamo e di cui ci fidiamo in cambio di un compenso economico. Questo, probabilmente tra tutti i modi di guadagnare attivamente che vi ho menzionato, è quello che richiede un pubblico più ampio, perché ovviamente non si può fare pubblicità senza pubblico. Quindi in questo caso l'investimento di tempo nella costruzione di un pubblico sui social è veramente fondamentale. Passiamo ora ai metodi di guadagno passivo, i miei preferiti. Allora, il primo metodo sicuramente è l'affiliazione. Innanzitutto, che cos'è l'affiliazione? In sostanza, io fornisco un link a un prodotto o un servizio, questo link è tracciato, quindi evidenzia al momento dell'acquisto che quella persona è venuta tramite me e io guadagno una piccola percentuale su quell'acquisto. Ovviamente non si fanno i milioni con l'affiliazione, a meno che non abbiamo un seguito pazzesco e un tasso di conversione spropositato, però è un ottimo metodo di guadagno passivo perché richiede davvero pochissimo impegno, basta menzionare un prodotto e lasciare il link. Il secondo metodo per guadagnare passivamente dalla vostra arte è attraverso la realizzazione di corsi online preregistrati. Quindi voi registrate il vostro corso, lo montate, lo mettete online, lo promuovete e questo viene acquistato e quindi genera un guadagno passivo. Attenzione però, perché ora i corsi online sembra che li facciano veramente tutti. Anche chi ha imparato a disegnare ieri fa il corso oggi su quello che ha imparato ieri. Quindi è importante avere un'ottima affidabilità, credibilità e competenza in quello che si va ad insegnare, perché chi acquista i corsi online non è stupido e si accorge se i vostri corsi sono di qualità o meno, se non prima dell'acquisto, dopo, e probabilmente vi lascerà una recensione. E comunque le voci girano e il web non è tanto diverso da un piccolo paesino. Quindi se non volete rovinarvi la reputazione con un corso fuffa, mi raccomando, pensateci bene, potete davvero dare qualcosa di valore ai vostri corsisti? Potete insegnare qualcosa che sapete solo voi o che solo voi sapete spiegare così bene? Se così fosse, rimboccatevi le maniche e mettetevi sotto, perché sicuramente ne varrà la pena. Il terzo modo per guadagnare passivamente dalla vostra arte, specialmente se fate anche video qui su YouTube, è attraverso la monetizzazione di AdSense. Quindi le pubblicità che vedete prima e durante i video su YouTube generano una piccola entrata al content creator, che anche qui non si tratta di fatturati stellari, ma è comunque una piccola base solida e costante che viene generata anche dai video molto vecchi. Il quarto modo per guadagnare passivamente dalla vostra arte è attraverso la vendita di stampe le vostre opere originali. Da pochi mesi anch'io ho lanciato il mio shop con i miei originali e le mie stampe e devo dire che le stampe sono un ottimo modo per diffondere la vostra arte nelle case delle persone anche senza che queste possano permettersi di acquistare un'opera originale. Ci sono diversi modi per creare le stampe attraverso piattaforme di stampa on demand che vi richiedono davvero impegno zero se non caricare e creare il prodotto, oppure quello che preferisco fare io è creare le stampe manualmente, quindi mi reco in copisteria, le faccio stampare, controllo personalmente la qualità, le firmo, eventualmente scrivo una dedica, faccio tutti i pacchettini e poi le vado a spedire. In questo modo questa pratica non è proprio un guadagno totalmente passivo, per il momento finché la mole di stampe rimane sostenibile preferisco continuare a fare così perché trovo molto più personale e caloroso eseguire, firmare e spedire le stampe di mano mia piuttosto che farle fare a un sito web. Infine il quinto modo per guadagnare passivamente dalla vostra arte è attraverso l'editoria. È un modo che io non ho ancora provato, o perlomeno non intenzionalmente, ma se ad esempio un giorno volessi rilasciare un libro con i miei dipinti, le mie illustrazioni, oppure un libro per imparare a disegnare, questo prevederebbe un impiego molto grande di tempo e di energie all'inizio, ma poi nel tempo il libro continuerebbe ad essere venduto e a generare delle royalties che mi entrano totalmente passivamente. Bene, questi erano i miei 10 modi per guadagnare con la vostra arte. Se non ne ho menzionato qualcuno, mi raccomando, scrivete degli altri suggerimenti qui sotto nei commenti perché potrebbero essere utili per tutti. Quindi, avete preso appunti? Vi siete segnati tutti i modi per guadagnare con la vostra arte che possono fare al caso vostro? Bene, perché ora è il momento di smettere di sognare e di passare al lato pratico. Quindi, come fare per iniziare la propria attività artistica
in regola, quindi in modo serio fin dall'inizio. Io, appena ho capito che la mia attività voleva essere qualcosa di più serio, mi sono subito rivolta a Partita IVA 24 e dalla prima call gratuita, che è durata forse un'ora e mezza perché avevo una lista di domande infinita, sono stata davvero conquistata dalla competenza, dalla pazienza e dalla chiarezza che ha avuto il mio consulente Michele nello spiegarmi come gestire la mia attività dal punto di vista pratico e fiscale. Non è stato infatti affatto semplice trovare il modo per unire tutti i diversi aspetti della mia attività, che sono davvero tantissimi, in 3 codici Ateco e in una descrizione coerente della mia attività da presentare alla Camera di Commercio. Inoltre anche gestire le fatture, le entrate e le tassazioni per tutte le diverse attività che faccio non è stato un compito affatto semplice, ma la competenza di Michele, il mio commercialista, appunto, è stata davvero eccellente e ha saputo creare per me il profilo fiscale perfetto. A proposito, vi interessa sapere quali sono le principali mansioni della mia attività lavorativa, come le gestisco e come le divido per organizzarle al meglio, sia dal punto di vista pratico che appunto fiscale? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché potrebbe essere l'argomento per un nuovo video. Con Partita IVA 24, aprire la vostra partita IVA online come professionisti è completamente gratuito. E inoltre, se sceglierete di continuare con loro, attraverso il link che vi lascio qui sotto in descrizione, potete avere un ottimo sconto per il primo anno di abbonamento. Bene, il video di oggi finisce qui. Se avete delle domande, fatemele sapere qui sotto nei commenti e cercherò di rispondervi con il mio commercialista. Se questo argomento vi interessa, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube di Partita IVA 24 e di lasciarmi un bel like per farmi sapere che vi piacciono questi contenuti e che vorreste vederne di più. Non dimenticate anche di iscrivervi al mio canale per non perdere ogni settimana video gratuiti su disegno e pittura. Per oggi è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!